Allora, il problema di tutti quanti noi in generale è che il sistema nel corso dei 150 anni ha prodotto la specializzazione, che è una cazzata assoluta. Il termine specializzazione non significa assolutamente niente. Ognuno di noi oggi è consapevole, cosciente, abile in un settore limitatissimo dello sapere dello scienziato umano. E questo permette a chi invece detiene il potere della conoscenza ampia di poter gestire le mani pulite, ad esempio i politici tipo Bersani, insomma, di oggi. Dobbiamo quindi fare un attimo un punto sulla situazione. I poteri dello Stato in realtà non sono tre, sono quattro. E il primo è il potere monetario, perché se non hai i soldi, qualunque partito politico, qualunque governo di qualunque colore non può fare niente. Il detto classico. Il detto classico. Oh, bene. Sì. Il detto classico che le nozze non si possono fare con i figli secchi è un detto popolare che è sempre assolutamente vero. E quindi il discorso è che dobbiamo ricominciare a mettere i punti fermi del ragionamento alla base di qualunque tipo di ragionamento, e cioè, ad esempio, sapere che ci sono quattro poteri dello Stato, il primo dei quali viene sottaciuto, ma non per caso, perché chi domina il sistema oramai globale, il villaggio globale, ha interesse a che queste cose la gente non le sappia, perché comunque in qualche modo campa, ti fanno lavorare, ti fanno fare il tuo esercizio commerciale, l'imprenditore agricolo, fino a qualche anno fa ti lasciavano campare. Oggi purtroppo il sistema è un tracollo, le banche sono un tracollo, quelli che controllano il potere sono un tracollo, e quindi non c'è più da mangiare per chi è all'ultima ruota del carro. Le altre cose che vanno dette chiaramente, come diceva l'amico Bottiglione, ci sono il problema delle risorse dell'energia. E allora, qualunque imprenditore sa, e però non pensa che sia molto più ampio il ragionamento, che per fare qualunque tipo di impresa, e quindi anche vivere è un'impresa, servono quattro elementi, cioè servono le persone, perché primo, in assoluto, se non c'è una persona non c'è vita cosciente e consapevole. Secondo, devono esserci delle risorse minerarie, alimentari e quant'altro. Terzo, ci devono essere le energie. E quarto, ci devono essere i soldi per far muovere tutti questi altri tre elementi. Se non ci sono quindi questi tre elementi, non si può andare da nessuna parte, questi quattro elementi, non si può andare da nessuna parte, i primi quattro poteri che ho detto prima, e i quattro elementi che costituiscono qualunque tipo di impresa, anche lo Stato, che è l'impresa principale. Se quindi lo Stato non ha le risorse minerarie che deve importare, che ne so, da Ceylon piuttosto che dalle Filippine, tipo il manganese che non se ne trova più, no, il manganese è finito, lo vanno a pescare a 5.000 metri di profondità rastrellandolo nel fondo dell'Oceano Atlantico. Allora si tratta quindi, avendo una situazione contingente attuale di questo genere, noi sappiamo che l'energia è oramai agli sgoccioli, le risorse minerarie oramai per alcuni tipi di minerali, di metalli sono oramai agli sgoccioli, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Quindi continuare ad insistere, come succede in questa fase, a voler portare avanti un progetto globalista del villaggio uguale, uniforme, una specie di melting pot completamente tutto indifferenziata, è una follia assoluta. Non si può portare avanti un progetto politico, un progetto umano di sviluppo che continua a portare avanti un progetto assolutamente insostenibile materialmente, proprio concretamente. Quindi bisogna rivisitare chi siamo noi, che cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. Dobbiamo portare, non dico ad esempio la cultura contadina di 50 anni fa, io sono andato qui a 3 km, quindi so benissimo come vivevamo allora. Io mi ricordo perfettamente quando accendevo la prima lampadina che faceva meno luce di una candela. Però era un evento, no, è stata una cosa epocale a quell'epoca, e bisogna quindi trovare una mediazione fra
l'economia utopistica del pastorale, no? Che esisteva 200, 300, 400 anni fa, e cercare di portare avanti un progetto evolutivo, sociale, industriale e quant'altro, morale, culturale, eccetera, eccetera, portandolo avanti con degli strumenti che devono per forza essere diversi da questi attuali e con una finalità diversa da questi attuali. Cioè, oggi mi raccontavo Jacopo, diciamo, la sua ex ragazza che si è fatta a 25 anni le tette nuove e i gommoni al posto delle labbra. Cioè, siamo arrivati a una follia assoluta. Cioè, questo è. Cioè, stiamo inseguendo uno stereotipo che non c'ha nessun valore morale, non c'ha nessun arricchimento davvero profondo della comunità. Quindi dobbiamo cercare di portare avanti un progetto innovativo che tenga presente delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche che ci sono e sono amplissime, perché Adolfo è un ricercatore, sa benissimo che ci sono altri, ad esempio i frigoriferi con la tripla A che consumano un quarto di quello che consuma normale il frigorifero, oppure le lampadine a LED, no? Che consumano un centesimo di quello che consuma un centesimo di quella a filamento di carbone. E quindi sono tutte queste serie di cose che noi dobbiamo portare avanti come progetto complessivo. Non si può portare avanti un discorso io metto il mio culo sulla sedia dove stava il culo di Bersani, no, o di Napolitano, che è il signor Napolitano, così si capisce bene quanto è stravolta la realtà nostra, come diceva l'amico che ha parlato prima. Il signor Napolitano è figlio bastardo di Umberto II di Savoia, che oggi abbiamo a Presidente della Repubblica un infame bastardo figlio di Savoia, tant'è che appena nominato ministro dell'interno nel 94 fece la leggina per cambiare la Costituzione e poter permettere l'ingresso degli eredi maschi di Savoia, articolo mi sembra 137 della Costituzione. Quindi questo a dire insomma che c'è un stravolgimento assoluto. Vi voglio solo dire un'ultima cosa perché così capite quanto è mistificata la realtà che tutti conoscono. Se parlate fuori non si sente, scusate. Allora, volevo soltanto dire una cosa. Cioè noi siamo oggi qui a discutere, qualcuno parlava di pagamento delle tasse, eccetera. Allora, in un sistema in cui la moneta non ha più una convertibilità aurea, come era fino al 31 dicembre del 2001 per la lira, e quindi l'euro ricade in questo che sto dicendo adesso, come anche per quasi tutte le monete attuali, non c'è quindi convertibilità in oro, e viene, lo diceva anche Aurigi, che il denaro è la misura del valore e il valore della misura, e quindi la dice lunga. Ma ancora di più è importante la definizione che si dà oggi, che cioè la moneta è la integrazione del valore del prodotto dell'altro. Cioè praticamente l'altro produce i fagioli, l'insalata, io riconosco che la sua insalata è buona, c'ho un pezzo di carta che non vale assolutamente niente in tasca, glielo do, nel momento che però lui lo riceve in cambio della sua insalata io ho una cosa che ho io e lui ha una cosa che ha lui. In realtà l'ho inculato, perché il signor Danilo in tasca c'ha una cosa che non vale assolutamente niente e che non è manco sua, perché come abbiamo chiesto noi alla Commissione Europea varie volte, come abbiamo ormai stabilito inoppugnabilmente, l'euro è di proprietà nel momento dell'emissione della Banca Centrale Europea ed è sempre in eterno. Quindi vuol dire che lui in realtà non c'ha in tasca 10 euro che io gli ho dato per la, ma lui c'ha un debito che lui è, per lui è un credito, ma che la comunità nel suo complesso, quando la Banca d'Italia l'ha emesso, l'ha portato a debito, per cui lui ha sì 10 euro, ma 10 euro di debito anche, più tutte le spese di costo che sono state costruite per realizzare quei 10 euro. Per cui noi oggi ci troviamo ad avere una situazione, non la faccio lunga perché sennò basta, allora, oggi parlando dei parassiti, no, abbiamo fatto una denuncia, noi abbiamo fatto 11 denunce, peraltro praticamente il signor Napolitano, Monti, Prodi, Berlusconi, Schifani, tutti. Ecco, siamo ancora qui come ci hanno minacciato ovviamente, però insomma siamo ancora qui
E adesso abbiamo fatto due denunce internazionali, una alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo e l'altra invece l'abbiamo fatta al Tribunale Internazionale dell'AIA di Amsterdam, di penale dell'AIA proprio lunedì scorso, per una serie di cose che non so dire, che poi andate sul sito di apremediterranea.com trovate tutto. Ma la cosa incredibile è che in tutto questo parlano di parassiti, e i parassiti, che sarebbero gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti, eccetera, annualmente è ormai ben definito, evadono circa 8 miliardi di euro. Le signore banche all'anno in Italia, solo in Italia, evadono dai 700 ai 900 miliardi di euro. Cioè significa che portano via dall'Italia, perché oltre a non pagarci le tasse li portano anche via e quindi non rimangono nel circuito economico, praticamente sottraggono dai 700 ai 900 miliardi e lo fanno impunemente, sotto gli occhi di tutti, tranquillamente. Chi lo deve sapere lo sa tranquillamente, perfettamente. Quindi ecco, questo per dire che se c'è un lato da andare a chiappare è quello, tipo quello dei 98 miliardi che Rapetto, il colonnello Rapetto, quando si sono messi d'accordo che da 98 miliardi a prendere 2 miliardi, ha detto andate a fare in culo, io cambio mestiere, non faccio più la chiappa galline. No, cioè quello che poi si dice, quello che chiappa i cani, la cratta cani, quindi il concetto è questo, noi dobbiamo avere chiare le cose come stanno. Non sapendo le cose, non siamo così ondivaghi, non abbiamo una percezione reale della realtà e quindi non possiamo prendere decisioni giuste. Basta semplicemente informarsi bene per poter capire gli elementi essenziali. La cosa da fare oggi è quella, cioè avere gli elementi fondanti ben chiari, poi qualunque sia la provenienza politica del passato, perché tutti abbiamo, avendo fatto politica, tutti abbiamo avuto un afflatto, come si dice, no? D'amore verso il prossimo, verso la nostra nazione, tutti, perché se no non saremmo qui, non l'avremmo mai fatto, ma avremmo fatto le battaglie a Valle di Giulia o altro, no? A prendere botte, perché siamo scemi, no? Chi è che va a rischiare di prendere il sacco di botte e magari qualche pallottola? Lo prendi perché sai che stai facendo la cosa giusta. Quindi noi sappiamo che stiamo facendo la cosa giusta anche in questo momento qui, solo dobbiamo capire esattamente dove vogliamo andare. Chi siamo è poco importante, ma dove vogliamo andare è importantissimo. E quindi noi dobbiamo avere questa idea ben chiara di un mondo diverso, che sia un mondo compatibile con l'ambiente, un mondo compatibile con la natura, un mondo compatibile fra gli esseri umani, che non ci sia più l'opportunismo, l'arrivismo che c'è attualmente, che basta che solo uno ti dice guarda ti compro, ti regalo, ti do, no, e subito uno si vende. Prostituirsi non è mai servito a niente, non è utile. Non è utile né a chi si prostituisce né a chi ottiene l'oggetto della prostituzione. Dobbiamo ritornare ad essere laici nel senso buono del termine, cioè non più affidarci fideisticamente a un qualcuno che ti fa il liberatore del cazzo, no, e che dice io vi libero e poi dopo invece sta lì solo a fare gli interessi delle banche. Noi dobbiamo cercare di prendere possesso delle nostre sovranità, la sovranità monetaria per prima, la sovranità politica, la sovranità